rientriamo e andiamo con le Town of Music, che così dopo Loris va a letto. Grazie. Sono una certa età. No, inserisci qualche video magari di, per non far diventare troppo pesante la, la trasmissione, forse. Adesso ti mette Carlo Hernandez. Sì, sì, sì. Stai attento, non stai. Porca trota. Aspettavo di vedere paludi e deserto, invece c'era pieno di alberi, un verde immenso. Loris, sì. Ci stiamo perdendo, torna giù. Di restare positivi in questo periodo è un po' questo pericoloso. Diciamo ottimisti, siamo ottimisti, che meglio. Restiamo ottimisti. Dai, salutate, vai. Saluta, dai, saluta, lo saluto anch'io, dai. Quando registri? Sta registrando, sì. È sempre in registrazione. Ormai sei stato registrato, Loris. No, no, noi siamo zona Cagliari. Infatti, non lo vedi che siamo rosso-blu? Vedi che siamo rosso-blu? Cosa ho fatto? Ma e voi non ridere. Parlate, non mi vedono. Ha fatto ridere. Perché quando, quando parte guarda sempre la mia faccia. Cosa vuoi che faccia? Scusa, adesso, vabbè. Oh, signore. Cioè, oh. La vedo lunga. Sono stato a Green con i miei amici e questa, c'era una ragazza che presentava questi vini quando ha saputo che eravamo italiani, voleva un nostro parere. Quindi lei ha cominciato a versarci del vino e io e il mio amico ci siamo stretti l'occhio e abbiamo detto di che non è buono così ce ne fa sentire un altro. E siamo andati avanti con una decina di bicchieri. L'è andato a recuperare la Marilou perché lui era sotto il tavolo. So già tutto. Allora, io non me lo sarei mai aspettato, riparti da qui. Cosa? Vabbè, ritorno, perché succede anche questo. Sto registrando. Daniele, quanto hai te quelli della cura? Quanto vuoi? 22 minuti. No, ce la faccio, allora vi saluto. Volevo dirti, Stefano, che non è che ti sei sentito a casa, sei proprio a casa, te ne sei accorto, vero? Sì. Okay. Io ho preparato una diapositiva per quando devo prendere il caffè. Hai preparato un cartonato, grandezza naturale. Dani, mi scappava da ridere quando hai detto usate la bici che avete a casa, la mia è elettrica, va bene? No, non va bene. Arrivi su queste tangenziali, noi eravamo vicino al quartiere francese che è più famoso, eccetera. Scusate, stai ripartendo. C'ho il cellulare, c'ho il cellulare su un CD. Vedete che ci metto un foglio. Se è fermo è meglio però, è il CD. No, ma è il cellulare che si vuole. Sì, io stasera vi voglio far vedere un video di una allora, band... Allora, aspetta, ricominci e rimetti a posto il cellulare perché... Sì, è crollato il cellulare. Chiaro. Ma ci sono io. Ma solo quando ci sei tu, perché Loris. Perché non sta fermo, non lo so cosa fa. Volevo dire, Loris, che col cappello messo così potresti fare anche il rapper, oltre che il country, no, DJ. Ho messo perché c'era l'ombra di faccia. Secondo me... Ah, scusa, Daniele, vai. No, ero Loris. Ah, scusami, perdonami. Ma che ci somigliamo, Loris. Esatto. Sì, la matriosca. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera a tutti, ciao. No, cancella. Perché? Abbiamo detto buonasera. Lo so, ma ormai ci ho rinunciato, come devo fare? Che spontaneo. Beh, ma dopo le 13 è già pomeriggio inoltrato sera. Sì, infatti, diciamo. Va benissimo. Io la mando in onda in diretta. Cavati di lì. No, mi tocca ripartire così. A cambiare posto, cosa ti devo dire? Oh, okay. Sarà una serata meravigliosa anche questa. Ce la faremo. No, perché c'è l'ombra del sole. Devo ricominciare? No, non lo so. Vedi, volete spostarvi qualche di un altro? Ma non ti vuoi spostare con Andrea? Io volevo far parlare l'Ilaria. Facciamole delle domande all'Ilaria, perché siamo
Sei fidanzata? Ecco. Ma no! là si chiama la festa dei pompieri e praticamente è tipo la festa degli alpini qua da noi, ma là c'è gente vestita di rosso che gira per la città, o uomini vestiti da donna ma di rosso, e non capivo cosa fosse, tutti ubriachi che giravano per strada, e ho detto, ma cos'è questa cosa qua? Ed è ma era la traduzione pompieri o era proprio quella di pompieri? No, pompieri. Dubbi sulla traduzione. Spero di aver tradotto bene. Però metti il cappellino, che c'è la pelata che riflette la luce. Sto registrando. Quello di Ueno, mettiti quello di Ueno. Riflette, non questa lo era so. Buona da tenere. Sto registrando, infatti la tengo. Scusate, belli che è per farmi morire. Ciac, due, vado, vado. Salve a tutti carissimi amici, bentornati a un nuovo appuntamento con no, ma allora no, ma cosa avete fatto stasera? Sono due cannibali davanti a un pentolone che ribollisce, stanno mangiando, uno dice all'altro, guarda, io con mia moglie non ce la faccio più. E l'altro gli dice, beh, almeno finisci le patate. Ah, lo sapevo. Ci siamo? Ok. Faremo nomi e cognomi. Vado. Vadi, signore. Vadi. Buonasera a tutti. Sono felice stasera di avere un ospite sardo, perché a me piacciono molto i sardi. Come carattere, come persone. Le piacciono più le sarde, però. Sì. In tutti i sensi, sia da mangiare. Anch'io lascio parlare mia moglie, perché sono le donne che comandano, quindi fai tu i saluti. Io gli metto un tappo, non so dove, ma gli metto un tappo. Da qualche parte mi infilo un tappo, non lo so. No, occhio, mi faceva ridere lei. La stessa moneta, allora abbiamo meno problemi. In Finlandia il miele per gli orsi bisogna portare come moneta. Non so se si accontentavano del miele una volta che avevano un po' di ciccetta sotto mano. Guarda che non sono carnivori gli orsi, togliete quello dalla testa. Ma non ho capito, iniziano dalla testa, non ho capito. No, ho capito, iniziano dalla testa, dico, beh, un buon ufficio.